Allora, buon cinema a tutti. Chiacchiere a vuoto su Logan. Avete già visto, se siete qua, il video un pochino da rincoglionito che ho fatto qualche ora fa, ormai, perché credo di riuscire a caricarli, se non ho qualche ora l'altro ieri, credo di riuscire a pubblicarli nello stesso giorno, ci provo, perché è una cosa molto divertente. Ci proviamo. Se no, un giorno dopo, non lo so, se l'avete vista ieri, se l'avete vista qualche ora fa, non lo so. Ma andiamo subito nel dettaglio di Logan, un film. Cerchiamo di essere un pochino più verbosi, per cui io non lo so, ma questa recensione con molta probabilità conterrà degli spoiler molto importanti, per cui, anzi ve lo dico già, li conterrà, per cui fermate il video adesso. 3, 2, 1, ok, perfetto. Allora, Logan non mi ha fatto impazzire. Non mi ha fatto impazzire perché le prime scene d'azione di James Mangold a me non sono piaciute. Mangold all'azione è molto caotico, molto confusionario, e mi ha stupito molto la scena finale. Perché la scena finale, la battaglia finale, è girata molto bene, ha un ritmo più fluido, ha dei movimenti di Steadicam molto più interessanti, molto più godibili, ok? Quindi da questo punto di vista, forse questo può essere un buon punto di partenza per parlare di Logan, è un film molto squilibrato. Perché? Perché ha una prima parte fortissima dal punto di vista narrativo ed emotivo e una seconda parte fortissima dal punto di vista visivo. Tra le due c'è del conflitto, ok? C'è del conflitto. Logan è un film che da un certo punto di vista è come se puntasse tutto sulla prima parte per conquistare il pubblico e sul finale va bene qualunque cosa, pure quel finale ammiccante che mi avete visto fare nel vecchio video, nel precedente video, va bene qualsiasi cosa perché tanto ormai il pubblico lo hai già conquistato, Logan è già un bel film. Discorso della paternità del personaggio, il discorso di Xavier che c'è intorno, ma per me lascia molti spiragli aperti. Non voglio parlare di sceneggiatura, ma credo che questa sceneggiatura sia debole perché affronta il protagonista, ma non affronta tutto quello che lo circonda. Che cosa vuol dire? Che fine hanno fatto gli X-Men? Che fine hanno fatto i mutanti? Da dove vengono questi soldati? Dove andranno questi ragazzini? Sono tutte soluzioni, sono tutti corollari narrativi che non vengono chiusi, allo spettatore non interessano fondamentalmente, ma ad un rompicazzo come me sì, perché a me piacerebbe sapere cos'è successo con Jean Grey, in che arco temporale ci troviamo, se siamo ancora nel tempo in cui tutti gli X-Men sono morti dopo Fenice, se siamo invece in questo nuovo conflitto temporale, in questo nuovo arco temporale post Giorni di un futuro passato. Cioè, dov'è veramente collocata questa storia? Per cui, se questa storia è collocata in un terzo ipotetico arco temporale, probabilmente viene da sé che è necessario un setting di questo tempo, di questa cosa cronologica. Quindi siamo in un futuro e lo sappiamo, gli mutanti non esistono più e lo sappiamo, sono stati controllati dal governo e lo sappiamo, ma perché, per come, quando e dove non si sa. E questo non è un problema della storia, perché quello che non racconti il pubblico lo può ipotizzare. L'unico problema è che quando un rompicazzo come me va a vedere Wolverine, Logan, e vuole essere a 360 gradi nella storia, nel momento in cui dei punti cardinali non si trovano, risulta spaesato. Io mi sono trovato a vedere delle ottime sequenze d'azione, delle sequenze d'azione un po' meno ottime, e un'ottima composizione anche dell'immagine, ma mi sono trovato a vedere una cosa che effettivamente a livello narrativo ha dei cali, e a livello di intensità emotiva questi cali poi vanno a confluire in un finale che è veramente molto ammiccante. Allora, partono gli spoiler, ho avvisato 3 minuti fa, credo che posso tranquillamente. Quel finale, con la metafora di Wolverine che viene ucciso da se stesso, e possiamo trovare spunti ontologici oltre ogni modo, perché comunque la ciccia c'è. Quel finale così ovvio,
Ok, perché io vedo all'inizio del film, vedo un Logan che è ubriaco, marcio, stanco della sua vita, e pieno di ferite, che si è ammalato. Come potrà mai andare a finire un personaggio così? È chiaro che il finale è uno e uno soltanto, cioè quello definitivo. Ma è chiaro per questo motivo ed è chiaro perché Hugh Jackman non lo vuole più fare. Non lo vuole più fare, quindi cosa dobbiamo fare quando un attore non lo vuole più fare? Un personaggio così iconico, bisogna ucciderlo. Logan è un film in cui Logan sarebbe morto già nella sua confezione preimpostata, già prima di andare in preproduzione. Logan doveva morire perché Wolverine non può più essere non può più essere prestato dalle fattezze di Hugh Jackman. E a parte l'italiano di questa ultima mia frase, era chiaro che sarebbe andato a finire così, lo sapevamo dall'inizio, dalle prime inquadrature sul volto di Logan e su quei patetici artigli che non riescono più a uscire. E quindi è ammiccante perché accontentiamo, come ho detto nei 6 minuti dell'altra volta, un po' Hugh Jackman, un po' i fan. Hugh Jackman non lo fa più, i fan sono contenti perché abbiamo dato una morte eroica all'antieroe per eccellenza della saga degli X-Men, dei fumetti degli X-Men. Un eroe che comincia ad essere romantico, un eroe che comincia ad accettare la sua responsabilità di padre, un eroe che ricomincia ad essere umano, no? Però questa trasposizione da non umano a umano non è mai stata raccontata profondamente. Cioè, se voi andate ad analizzare i film di Wolverine, abbiamo un X-Men Origins, che è una stronzatona alla Power Rangers, io l'ho sempre definito così, e a me piace quel primo Wolverine, perché io un giorno che non ho voglia di fare analisi o di farmi trascinare da qualunque tipo di metafora, definizione, che cazzo ne so, e voglio vedermi un film dove sparano, si ammazzano, uccidono, muoiono, e roba, c'è Origins Wolverine, che non ha pretese, ne ha zero di pretese, quel film. E va bene. La gente si aspettava all'epoca chissà cosa, ma una volta che hai in te capito che quel film è quello, sai che quando vuoi andare a vedere una roba del genere c'è. Poi la delusione di tutti va benissimo, ma il secondo capitolo per me è un po' la stessa cosa, cioè un Wolverine che, scusate il mezzo sbadiglio, un Wolverine che non ha voglia di amicizie, di fare niente, di cose, e poi alla fine cerca un'altra volta il lato romantico che esce fuori, e poi il senso di vendetta, e poi tutte quelle madonne lì. Questo è uguale, cioè le sceneggiature che trattano il personaggio di Wolverine sono sempre allo stesso modo, cioè un burbero del cazzo che poi diventa buono. Qui è semplicemente morto. Patetica la scelta della croce messa così dalla bambina perché ha sempre letto i fumetti degli X-Men e bla bla bla. E una cosa che ho molto apprezzato e che forse è stata quella che mi ha fatto veramente apprezzare la prima parte è stato il personaggio di Patrick Stewart. E lo chiamo, lo cito in giudizio, lo chiamo in causa perché credo che sia la cosa più interessante per poter poi farvi capire che cosa intendo io sull'analisi del personaggio di Wolverine. Patrick Stewart qui è veramente un'altra persona, cioè l'età la sentiamo, il passare degli anni lo sentiamo nel personaggio di Patrick Stewart, un vecchio rincoglionito, burbero, cafone, arrogante, eppure ancora una figura importante, un mentore necessario nel personaggio di Wolverine, per il personaggio di Wolverine, ancora quel professore che abbiamo imparato a conoscere in tutta la saga degli X-Men, ma con quella cattiveria, con quell'astio, con quella piccola acidità tipica dei personaggi che sono stanchi di vederle passare tutte e che hanno fatto cose orribili, eccetera. Cioè l'età, cioè il proprio passato. Qui il proprio passato, il passato di Patrick Stewart, di Xavier, pesa nella figura di Xavier, pesa molto. E lo vediamo, lo sentiamo, lo percepiamo.
Quindi il personaggio di Xavier è inserito in questo arco narrativo molto bene. Ed è anche una delle cose più belle del film. Ma non solo per il finale, per la sua chiusura. Quante cazzo di volte è morto Xavier? Basta! Ma più che altro perché veramente c'è un'evoluzione. Un'evoluzione che, seppur non raccontata, riusciamo a percepire. Logan è sempre Logan. Solo che tossisce, beve e muore. È questo che probabilmente è il vero scoglio che Mangold non è riuscito a sormontare e a superare. Mangold ha semplicemente girato un film in cui probabilmente credeva, ma non ci ha creduto fino in fondo, non ha voluto, probabilmente per problemi di produzione, perché hanno detto va bene, a una certa questo Logan lo dobbiamo fare uscire. Però avesse avuto magari del tempo in più per approfondire dei discorsi nella seconda parte della storia, avrebbe sicuramente potuto fare un lavoro molto 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 più approfondito. E io non sono qui per rompere il cazzo, cioè non voglio fare un video su Logan per rompere il cazzo a quelli che lo hanno apprezzato. Io l'ho detto nel video precedente e lo ripeto adesso. Logan è veramente il miglior film della Fox Marvel in quest'ultimo periodo. Io ci metto in mezzo anche Apocalisse. Apocalisse, Deadpool, The Wolverine, i Fantastici 4 di Josh Trank, ma anche vagamente Giorni di un futuro passato, perché Giorni di un futuro passato è un glorioso Amarcord, ma questo Logan è veramente un film che qualcosa in più la dice, ok? Il problema è che con tutte le premesse che ci sono e che ci sono state, poteva veramente dire qualcosa di più. Il Logan definitivo, l'ultimo film su Wolverine, l'ultimo film di Hugh Jackman, non credo ci abbiano creduto abbastanza. Si vede che si respira un'aria stanca, un'aria malinconica, un'aria triste, e quello che passa è effettivamente la stanchezza che provano anche i registi, probabilmente, nel dover per forza raccontare cinefumetti, nel dover per forza raccontare queste storie e nel dover per forza accontentare il pubblico. Quindi abbiamo una prima parte, se vogliamo tirare fuori una metafora del cinema hollywoodiano cinefumettistico contemporaneo, Logan è un film che per metà è quello che vuole il regista, per l'altra metà è quello che vuole il pubblico. E credo che forse questa potrebbe essere sì un'interessante analisi di quello che è effettivamente Logan e di quello che effettivamente stiamo passando noi in quest'ultimo periodo con i cinefumetti contemporanei. Detto questo, io vorrei parlare per 20 minuti di Logan, ma non ce la faccio. A me è piaciuta la figura di Patrick Stewart molto, e non perché è Patrick Stewart, perché effettivamente lo hanno approfondito molto bene, al contrario di Calibano, che non è stato per nulla approfondito, è veramente una macchietta lì messa così, tanto per, si sacrifica, va bene, ok, muoiono tutti. E i bambini vanno avanti, no? I bambini sanno, no? I bambini sanno e se ne vanno verso l'Eden. Ma detto questo, sì, è un film molto piacevole, un film molto bello, è un film che è spanne sopra molti degli ultimi lavori Marvel. E poi? Fatemi sapere la vostra opinione su Logan qua sotto. Io vi lascio con queste riflessioni. Non credo che lo rivedrò mai più. Ciao. Ci vediamo. Oh, è ora che esce sto benedetto video sui sottotitoli, sul doppiaggio, Quindi dai, lo faccio uscire in settimana, mercoledì esce il video sul doppiaggio, ho deciso, ma lo programmo adesso, dai. Vi saluto, vi ringrazio, buon cinema a tutti, alla prossima, e adesso andiamo a leggere quello che hanno scritto nel mio cellulare. Ciao!